Adesso quindi abbiamo visto Telecom Italia che esternalizza procedure di mobilità e licenziamenti collettivi nelle società che hanno acquisito i lavoratori, quindi gravi crisi occupazionali. I giudici hanno dichiarato illegittime diverse cessioni. Nel frattempo, questa è la situazione dei call center. Che cosa fa questo governo? Cede in appalto la gestione informatica dei servizi informatici degli uffici giudiziari ad un consorzio di imprese, fra cui Telecom Italia, per una gestione da remoto tramite call center. Io credo che già questa breve presentazione consente, diciamo, di far capire, che non c'è stata assolutamente alcuna volontà politica da parte di questo governo di aiutare i lavoratori e coloro che fanno economia reale, ma soltanto chi specula. Buonasera a tutti, mi chiamo Ani Florentina Gheorghe e sono un ex fonico. Il problema che mi trovo a presentare qua riguarda i verbalizzatori della giustizia, figure previste dal codice di procedura penale che si occupano della registrazione e trascrizione delle testimonianze e degli interrogatori nei processi penali. 20 anni fa questo servizio partiva in via sperimentale con gare di appalto locale, che ditte più o meno piccole si sono aggiudicate portando avanti il lavoro non senza le lamentele del settore, tanto che da subito si sono presentate interpellanze parlamentari che non hanno mai ottenuto risposte. Una situazione molto simile è quella in cui versano i lavoratori esternalizzati che curano l'informatizzazione degli uffici giudiziari, meglio conosciuti come ATU, dal vecchio nome del servizio Assistenza Tecnica Unificata, dipendenti o collaboratori precari di altre società private. Oggi il servizio viene appaltato tramite gara nazionale. Le piccole ditte non esistono più, alcune hanno deciso di chiudere con questo settore, altre sono state lasciate fuori. Quelle più in salute si sono accorpate in consorzi o ATI. Fino al 2006 la gara è stata affidata a un unico consorzio ed è stata stabilita una condizione di monopolio assoluto. Dal 2006 il Ministero in procedura accelerata e ristretta, come del resto è abituato a fare, ha di fatto diviso l'Italia in 3 lotti, nord, centro e sud, più uno per la gestione di un portale che raccoglie tutte le trascrizioni prodotte. L'appalto è stato vinto dallo stesso consorzio che se lo era aggiudicato per i 2 anni precedenti, per il nord e il sud. Il lotto centrale, invece, è stato aggiudicato a un ATI. Si parla di importi di aggiudicazione veramente esigui rispetto al genere di lavoro e all'imposizione data dal capitolato d'appalto che prevede un numero minimo di dipendente. Basterebbe effettuare la semplice divisione del totale dell'importo per i 1.200 dipendenti imposti per rendersene conto. Poi non perderò tempo a presentare il problema dei nostri colleghi del Sud, che ci ha pensato il nostro collega Stefano. Forse l'unico dettaglio sarebbe quello che anche qua si parla di una cessione di rami d'azienda e la somma essendo sempre quella, 1 euro. Insomma, queste persone sono praticamente lasciate a casa, non prendono la disoccupazione, la cassa integrazione, senza mobilità, senza stipendio, niente. Continuano ad essere assunti, ma senza percepire nessun reddito. Pur trattandosi di gara nazionale, la condizione dei lavoratori è differente a seconda che dipendono dall'uno o dall'altro raggruppamento, anzi a seconda che dipendono dall'una o dall'altra ditta che fa parte del raggruppamento. Contratti degli studi professionali, metalmeccanici, della pulizia e multiservizi, di collaborazione, partite IVA e chissà che altro. Naturalmente, gran parte di questi contratti non vengono rispettati, nel senso che il lavoro viene pagato nella maggior parte dei casi a cottimo, a seconda della durata delle udienze e della mole di lavoro che le aziende riescono a smistare al singolo dipendente.
nessuna reperibilità viene riconosciuta, benché si pretenda la disponibilità anche nei giorni festivi, giornate di ferie e per mesi distribuiti a piacere, in maniera postuma, nei giorni in cui c'è minore quantità di lavoro, stipendi che devono essere elemosinati dai dipendenti e che vengono versati a singhiozzo. Tra l'altro, viste le condizioni finanziarie dell'appalto, si è preferito perdere i dipendenti più anziani che avevano raggiunto una certa professionalità e favorire lavoratori più giovani e senza nessuna esperienza, che naturalmente hanno un costo più contenuto e garantiscono una tranquillità rispetto alle lamentele pretese che i lavoratori con 20, 15, 10 anni di esperienza non avrebbero sicuramente garantito. Per quanto riguarda l'informatizzazione, da quando si è proceduto ad una scriteriata e progressiva riduzione degli operatori, andando verso una assai discutibile assistenza a distanza, piuttosto che in loco, la qualità del lavoro è in continuo decadimento, come sostenuto più volte dai sindacati del comparto giustizia e da rappresentanti della magistratura. Teniamo anche a sottolineare la delicatezza delle atti che tutti i giorni passano tra le mani degli informatici e dei verbalizzatori, documenti che spessano passano su computer e linee ADSL private senza alcuna garanzia di sicurezza. Sarebbe interessante sapere perché non si intende internalizzare queste figure, cosa che permetterebbe un risparmio per lo Stato e quindi per ogni singolo cittadino, una garanzia circa i dati trattati e una tranquillità per i lavoratori che avrebbero così garantiti i diritti basilari e che smetterebbero finalmente di vivere ogni 2 anni, tanto dura un appalto, l'angoscia della precarietà assoluta, non avendo alcuna garanzia riguardo la continuità del lavoro in caso di aggiudicazione dell'appalto da parte di un'altra ditta. La nostra domanda, la domanda dei verbalizzatori è legittimo anche per le norme della legislazione UE che un servizio delicato e importante come la verbalizzazione, nonché la gestione dei server, di tribunali e procure e delle singole postazioni dei magistrati e dei lavoratori, degli uffici giudiziari sia affidato a soggetti imprenditoriali esterni, all'amministrazione della giustizia, come grave pregiudizio alla sicurezza, all'integrità e alla riservatezza dei dati e dei verbali redatti da deposizioni e dibattimenti in aule giudiziarie italiane? Grazie. Una cosa soltanto in merito a questo argomento. Io, diciamo, ancora prima di entrare in Italia dei Valori ho affrontato quasi tutte queste problematiche, addirittura il mio primo articolo sul caso Vodafone, dove denunciavo queste cose, risale al 2007. Per quanto riguarda il settore della giustizia ho fatto un incontro molto importante con dei magistrati, fra cui Giovan Battista Tona, che la mafia voleva uccidere, della procura di Caltanissetta, e tutte queste problematiche sono state esposte. Insomma, i lavoratori sono qua e denunciano con grande competenza, molto più di tutte quelle persone che siedono in Parlamento. La stessa cosa hanno fatto i magistrati. A questo punto spetta solo alla politica, e quindi in questo caso l'impegno di Italia dei Valori, per tentare di cambiare le cose.